Lo stacco e poi giù a prendere a martellate l'acqua. Italia in corsia numero 2, Simona Cerasuolo, corsia numero 6, Nicolò Martinenghi. Martinenghi che cerca di aprire il più velocemente possibile il passaggio a 25 con Wright Schammer, che però è stato il più lesto di tutti. Cerasuolo secondo a 17 centesimi, si torna dalla parte opposta della vasca con Cerasuolo lì che per il momento è nella linea di testa, una linea di testa dove ora però Wright Schammer sembra cominciare a fare un po' di fatica per contenere Sacchi. Martinenghi in seconda posizione a 2 centesimi dall'austriaco. Tete che prova a spingere e qua è una bella bagarre con l'Italia pienamente in corsa a 25 metri dalla fine per provare ad andare sul podio con Cerasuolo al comando. Martinenghi in seconda posizione, adesso però lanciano lo sprint al centro della vasca. Nicolò Martinenghi leggermente davanti, arriva a grande velocità Arno Camminga. Camminga per il sorpasso ed è medaglia d'oro per l'Olanda. Per l'Italia c'è l'argento di Nicolò Martinenghi, 56 e 57. Cerasuolo alla fine è quinto, andiamo a medaglia anche oggi con Nicolò Martinenghi che cede lo scettro ad Arno Camminga, ci porta sul secondo gradino del podio. Beh, un Martinenghi mai domo nonostante la condizione non perfetta. La prima cosa che viene da dire, bravo Tete. Beh, la capacità di Martinenghi di diventare animale da battaglia al momento più importante l'ha sempre dimostrata e anche in questa occasione ritrova il sorriso in un inizio stagione per lui non semplice. Dopo aver preso sberle ai campionati italiani si prende una parziale rivincita qui andando a infilare una gara quasi perfetta, perché fino agli 80-85 insomma ci aveva strappato la pelle di dosso, sembrava destinato ad andare a chiuderla al comando, poi incredibile la progressione di Camminga nel finale.